nel ringraziare Consumer Forum dell'opportunità, io sono nuovo a questo ambito, quindi per me è una novità, per me è un'opportunità certamente. Ho un po' riguardato e riletto la mission di questa associazione, che voi certamente ben conoscete, per me appunto è una novità, e leggendovi che il grande impegno è quello dell'informazione, della formazione, dell'approfondimento sul consumo responsabile, sulla qualità dei prodotti e dei processi, cerco quindi di entrarci rappresentando la Fondazione Banco Alimentare in modo appropriato, e per un invito e un saluto che il più possibile sia, come dire, in linea con quello che poi sentiremo stamattina. Dico questo: la Fondazione Banco Alimentare, la sua rete di 21 onlus, i 1700 volontari che sono presenti sul territorio, sono schierati fortemente, lanciano fortemente la loro testimonianza a tutti gli attori per essere allineati sulla lotta contro lo spreco. E quindi questo accade nella nostra mission, in un'attività quotidiana per la quale recuperiamo eccedenze ormai da quasi 25 anni da quasi 1000 aziende della produzione e della distribuzione. Quindi innanzitutto è una testimonianza di grande collaborazione degli attori di questo settore. Queste 1000 aziende di produzione, ristorazione e catering ci donano eccedenze alimentari perfettamente commestibili, che poi noi distribuiamo a 9000 strutture caritative in Italia, che assistono circa 1.800.000 persone indigenti. E quindi è anche con piacere che poi oggi qui c'è un rappresentante della Caritas che rappresenta circa il 50% dei destinatari delle eccedenze che recuperiamo. E durante l'anno scorso abbiamo recuperato e distribuito circa 700.000 porzioni di cibi cotti, quindi a mense per indigenti. Questa è una rete di grande importanza, noi riteniamo, perché recupera un valore dell'alimento, del cibo, altrimenti perso e sprecato. E quindi rinnovo il ringraziamento a tutti quelli che con noi sono impegnati in quest'opera. Allora, che invito a fare a un consesso come questo, a una giornata di lavoro come questa? La mia impressione è che il tema dello spreco oggi sia di grandissima moda, quello soprattutto nelle famiglie, quello del consumo denso di sprechi nei comportamenti delle famiglie, ma anche nella filiera di produzione e distribuzione. Ne parlano tutti i media, giustamente è stato richiamato il fatto che perfino il Papa mercoledì, ovviamente da un punto di vista dell'impegno morale, dell'impegno concreto, ha segnalato questo grande tema. Io però, operando quotidianamente nel mondo dello spreco, nel tentativo della lotta allo spreco, sottolineo piuttosto un aspetto, che un fattore di grande mediaticità, di grande come dire, impatto, rischi di diventare una moda, e quindi rischi di avvenire ciò che per molte altre mode è accaduto, il fatto di parlarne moltissimo, di sfogare un po' gli istinti più moralizzatori che abbiamo e che ci animano, ma poi non diventi azione. E quindi l'invito per me è questo, soprattutto l'invito prioritario, che tutto ciò che riguarda la possibilità di interventi normativi, progetti perseguibili, ridisegno di processi, azioni coraggiose nella ricerca di modalità concrete per lottare allo spreco diventino realmente azioni. Altrimenti il rischio è che da un interesse mediatico si passi a una moda che poi appassisce nel tempo, e ci troveremo qui magari tra qualche anno non solo a non aver fatto nulla, ma neanche a parlarne più. Quindi spero e invito, e sono pronto a dire anche la nostra presenza, soprattutto a coloro che dopo le analisi, dopo gli approfondimenti, siano immediatamente pronti a entrare in campo e a giocare una partita a cui noi crediamo, dopo 25 anni, di essere ancora pronti, vivi e schierati nel dare una mano come intermediari,
tra produzione e distribuzione e strutture caritative, come attori anche di idee e di processi per il recupero delle possibilità che la filiera per noi e per la società magari meno fortunata dà continuamente. Quindi grazie a tutti del lavoro e del contributo che potete dare.